Il fascismo non è stato sconfitto culturalmente e idealmente, e il nostro paese non ha mai fatto fino in fondo i conti con il fascismo. Il tempo ha cancellato la memoria delle tragedie del secolo scorso e la stessa memoria della storia. Se il Presidente del Consiglio, che all'Assemblea Generale dell'ONU ha elevato un inno al sovranismo e al populismo, confonde ancora l'8 settembre con il 25 aprile. La Lega prima professava via i terroni dalla Padania, i terroni che rubavano il lavoro e che vivevano sulle spalle di chi lavorava al nord. Oggi lo stesso rito si ripropone contro gli immigrati, solo che questo mantra fa presa sulle popolazioni e gli elettori del sud. Io devo dire che la Lega negli ultimi anni ha avuto una trasformazione preoccupante. La Lega che rivendicava le autonomie è diventata la Lega che fa un discorso di carattere nazionalista, sta cavalcando una deriva razzista e xenofoba molto pericolosa. Io credo che non occorra soltanto una grande mobilitazione come quella di oggi, ma avviare una controffensiva di carattere culturale per battere l'indifferenza, per scalfire queste parole di odio, di intolleranza che hanno purtroppo fatto breccia nelle coscienze di molti italiani. Salvini ha alzato di molto l'asticella, ma la stessa Lega ha richiamato il decreto Minniti come un buon decreto. Lei come giudica a posteriori il decreto Minniti? Allora, intanto questo decreto sicurezza se ne parla, ma non si è visto nulla di scritto, numero uno. È tutta propaganda, come spesso accade. Poi chiamare un decreto sicurezza e dentro c'è ben poco nella lotta alla criminalità, devo capire allora quale sicurezza, perché mi aspetterei, oltre al fatto che i beni confiscati alla mafia vengano rivenduti ai privati, magari con il rischio che così i mafiosi se le ricomprano, mi sarei aspettata delle misure un po' più dure sulla criminalità organizzata. E invece si parla dei migranti, perché questa associazione? Di nuovo per fare propaganda. Comunque siamo in attesa di vedere un testo e poi andremo nel dettaglio. Ma sul decreto Minniti lei lo approva o è critica oggi? Per quanto riguarda il cosiddetto decreto Minniti, io ho avuto a che dire riguardo a tutta la parte che riguardava in particolare l'accordo con la Libia, perché secondo me l'accordo con la Libia bisognava farlo dopo aver avuto la contezza e la certezza del rispetto dei diritti fondamentali dei migranti trattenuti in questi centri, in questi luoghi terribili, e quindi averlo fatto senza questa certezza secondo me è stato non mettere i diritti umani prima dell'interesse a diminuire il numero degli arrivi. Al presidio contro l'intolleranza e per la tolleranza anche le chiese protestanti di Milano. Molte delle nostre chiese, compresa quella di cui io sono pastore, sono formate di persone, nel mio caso, di 20 nazionalità diverse. Cioè noi viviamo all'interno delle nostre comunità come dei piccoli laboratori globali nei quali sperimentiamo la vita della città tra persone che hanno anche cultura, linguaggio e modalità diverse. Questo non è impossibile, l'unico esito non è l'ostilità o la contrapposizione, si può anche costruire una città più bella, più colorata, in cui le persone possono riconoscersi fratelli e sorelle. Milano come sempre meravigliosa contro le ipocrisie di chi, diciamo, lavora e fomenta quel sentimento profondo nella pancia della gente che è l'odio nei confronti dell'altro, del diverso. Fra poco parlerai qui alla piazza, cosa dirai, se puoi dire, sintetizzare in una battuta il tuo messaggio? Il peggiore nemico che abbiamo è il silenzio che bisogna rompere, il silenzio della stampa, il silenzio generale, no? Rispetto al degrado culturale di questo paese, ma anche rispetto alle violenze che quotidianamente molte delle persone che si sentono italiane subiscono in questo paese. Dirò che cerchiamo, diciamo, il nostro dovere morale, cioè di noi tutti che siamo qua oggi in piazza, e di lavorare sulla consapevolezza di quello a cui porta l'odio, a cui porta il razzismo e il fascismo. Dirò che la parola chiave per questa lotta, che sarà lunga, lunghissima, è l'unità. Dirò che le comunità rom
europee si stanno organizzando e strutturando per partecipare a questa lunga battaglia.